Ecco, carissimi, ci prepariamo per iniziare tra un minuto o due questo nostro speciale appuntamento, questo incontro mensile che abbiamo voluto mantenere anche attraverso questa possibilità. Ecco, siamo collegati già in diversi, sia dell'Associazione di Maria Ausiliatrice che anche altri tanti amici che ci stanno seguendo, della famiglia Salesiana, dell'Opera dei Tabernacoli Viventi, tante persone che vogliono condividere questo momento, ecco, di preghiera e di catechesi. Stiamo iniziando questa settimana santa e quindi, ecco, inizieremo con la preghiera delle lodi e poi, ecco, seguirà la catechesi. Ecco, possiamo, cari amici, iniziare quindi il nostro incontro. Bentrovati a tutti. Desidero portarvi un saluto molto speciale da parte di Don Roberto Carelli, e che proprio mi incarica anche di portarvi il suo saluto e il suo ringraziamento per la vicinanza e la preghiera. E ricordiamo anche tante persone che ci sono care, che stanno vivendo anche dei momenti di difficoltà legata a questa situazione particolare. Affidiamo tutti attraverso la preghiera delle lodi. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù Redentore, immagine del Padre, luce d'eterna luce, accogli il nostro canto. Per radunare i popoli nel patto dell'amore, distendi le tue braccia sul legno della croce. Dal tuo fianco squarciato e fondi sull'altare i misteri pasquali della nostra salvezza. A te sia lode, o Cristo, speranza delle genti, al Padre e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Una grande folla venuta per la festa acclamava: benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Dica Israele che egli è buono, eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne, eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme Dio, eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti. Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Apritemi le porte della giustizia, entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore, per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo.
Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza, dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio il Signore è nostra lode. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Con gli angeli e i fanciulli gridiamo la nostra fede, acclamiamo Cristo che vince la morte, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dei padri nostri, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto il tuo nome glorioso e santo, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel tuo tempio santo e glorioso, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto sei tu che penetri con lo sguardo gli abissi e siedi sui cherubini, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto sei tu nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedite opere tutte del Signore, il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, pace e gloria nell'alto dei cieli. Lodate il Signore nel suo santuario, lodatelo nel firmamento della sua potenza, lodatelo per i suoi prodigi, lodatelo per la sua immensa grandezza. Lodatelo con squilli di tromba, lodatelo con arpa e cetra, lodatelo con timpani e danze, lodatelo sulle corde e sui flauti. Lodatelo con cembali sonori, lodatelo con cembali squillanti. Ogni vivente dia lode al Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dal profeta Zaccaria. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio di asina. Con il tuo sangue, Signore, tu ci hai redenti. Con il tuo sangue, Signore, tu ci hai redenti. Da ogni popolo e razza, da ogni lingua e nazione, tu ci hai redenti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Con il tuo sangue, Signore, tu ci hai redenti. Con palme splendenti onoriamo il Signore che viene, andiamogli incontro con inni e con canti, gridando con gioia, benedetto il Signore. Benedetto il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Con palme splendenti, onoriamo il Signore che viene. Andiamogli incontro con inni e con canti, gridando con gioia, benedetto il Signore. Il Cristo, entrando in Gerusalemme, fu acclamato re e messia dalla folla osannante. Riconosciamo anche noi la sovranità universale ed eterna del nostro Salvatore. Osanna te, Cristo, figlio di Davide, re dei secoli. Osanna te, vincitore dell'inferno e della morte. Tu che ascendesti a Gerusalemme per compiere il tuo esodo pasquale, guida alla Pasqua eterna la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Tu che ci hai dato nella croce il nuovo albero della vita, fa che gustiamo i suoi frutti di salvezza. Tu che sei venuto a salvarci dal peccato e dalla morte, fa che giungiamo a te nel segno della fede, della speranza e della carità. Ecco, lasciamo un istante di silenzio perché ciascuno di noi possa presentare al Padre le sue intenzioni di preghiera, ricordando in modo speciale le persone che stanno davvero vivendo momenti difficili, di prova, di malattia anche legata a questa epidemia. Affidiamoli proprio alla bontà e alla misericordia di Dio. E ora, animati dallo Spirito del Signore, preghiamo insieme e diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente l'insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ecco, facciamo prima della nostra catechesi, ecco, rinnoviamo l'atto di affidamento a Maria Ausiliatrice, che il Rettore Maggiore ha proposto a tutta la famiglia salesiana proprio in questo tempo così difficile legato a questa epidemia. Ecco, Maria Ausiliatrice è proprio la Madonna dei tempi difficili e a lei vogliamo proprio affidare la nostra vita, la vita di ciascuno di noi, delle nostre case, la vita della nostra associazione, dei devoti di Maria Ausiliatrice, tutta la famiglia salesiana diffusa nel mondo e tutte le persone che stanno vivendo questa situazione in modo particolarmente provato. O Maria Ausiliatrice, come il nostro padre Don Bosco fece con i ragazzi dell'oratorio di Valdocco in occasione del colera, anche noi, in un mondo colpito dall'epidemia del coronavirus,
vogliamo, come famiglia salesiana, esprimere il nostro filiale affidamento al tuo cuore di madre. Consola gli ammalati e le loro famiglie. Sostieni i medici e gli operatori sanitari. Aiuta tutti coloro, tutti i membri della società e i governanti. Accogli tutti coloro che sono morti a causa di questa epidemia. Soprattutto rinnova in ciascuno di noi, nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie, la fede nel tuo figlio Gesù morto e risorto. Facendo nostre le parole di Don Bosco, ti diciamo: o Maria, Vergine potente, tu grande illustre presidio della Chiesa, tu aiuto meraviglioso dei cristiani, tu terribile come esercito schierato a battaglia, tu sola hai distrutto ogni eresia in tutto il mondo, tu nelle angustie, nelle lotte, nelle strettezze, difendici dal nemico e nell'ora della morte accogli l'anima nostra in paradiso. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi. San Giovanni Bosco, prega per noi. Ecco, vorrei portarvi anche il saluto speciale del nostro presidente Renato e di tutti i membri del Consiglio dell'ADMA Primaria. E proprio attraverso anche questa possibilità di questo collegamento, ecco, vogliono esprimere gli auguri anche di una santa Pasqua di risurrezione. Certamente abbiamo vissuto e stiamo vivendo una quaresima un po' particolare, intensa, anche di deserto vero, di riflessione, di silenzio e di preghiera, che non mancherà di portare grandi frutti. Vorremmo anche farvi sapere che abbiamo riflettuto in questi giorni sul tema della solidarietà, che più volte Papa Francesco ha richiamato e anche il nostro Rettor Maggiore Don Angel ha sottolineato. Come buoni cristiani e onesti cittadini, siamo chiamati con coraggio a pensare ai più bisognosi, a chi fa più fatica in questo tempo. E vogliamo anche, come Associazione di Maria Ausiliatrice, dare un segno concreto di speranza in questa direzione. E abbiamo deciso quindi di dare un contributo anche economico da indirizzare poi attraverso il Rettor Maggiore e tutta la realtà che accompagna questa solidarietà ad iniziative concrete a favore di questa emergenza. La proposta quindi che facciamo a tutti coloro che ne hanno la possibilità, ecco, di inviare un contributo all'associazione utilizzando le coordinate IBAN che trovate sul sito dell'ADMA e specificando la causale ADMA Solidarietà Covid. Quanto raccoglieremo, ecco, poi verrà appunto devoluto attraverso il Rettor Maggiore a una di queste iniziative che sono state già programmate come iniziativa di solidarietà. Certamente, oltre a questo, attraverso la provvidenza, l'amicizia e l'aiuto reciproco, nessuno, ecco, deve essere escluso, nessuno deve sentirsi isolato. Quindi abbiamo forza e coraggio per andare avanti insieme, proprio come una famiglia. Più che mai, come oggi, ci sentiamo davvero una famiglia, ecco, in tutti i sensi. E quindi ringraziamo anche di tutto quello che potremo fare in questa prospettiva. Un attimo, riprendiamo.
Ecco, allora passiamo ora alla nostra catechesi di questo ritiro mensile. Stiamo facendo un cammino quest'anno dopo aver vissuto il grande anno speciale del 150esimo di fondazione dell'associazione, è un cammino che ci aiuta proprio a riscoprire, e anche provvidenzialmente direi oggi più che mai lo capiamo, le due colonne che caratterizzano la spiritualità salesiana e anche l'associazione di Maria Ausiliatrice, che Don Bosco proprio ha suscitato per sostenere la fede del popolo di Dio nell'ora della prova, soprattutto quando la fede è più minacciata. E direi come anche in questo tempo la grazia di far parte di questa associazione e di far parte della nostra famiglia salesiana. E Don Bosco proprio ci invita a vivere in comunione con il Papa, con la Chiesa, e ad ancorare la nostra vita alle due grandi colonne di Gesù Eucaristia e di Maria Ausiliatrice. E perché questo? Perché Gesù e Maria sono i due risorti. Ecco, anche in questo tempo di prova, in questo tempo davvero molto difficile per tutta l'umanità, ecco, la nostra speranza è radicata nella Pasqua del Signore. Abbiamo iniziato proprio con oggi la settimana santa, la grande settimana. Ecco, la settimana per eccellenza che culmina nel mistero pasquale, della passione, morte e risurrezione di Gesù. Cari amici, credo che proprio mai come, forse come in questa situazione, ecco, dobbiamo stare attenti a non lasciarci travolgere dai flutti dello scoraggiamento, dell'ansia, della preoccupazione che umanamente possiamo sperimentare. Però non dobbiamo perdere di vista proprio il porto sicuro a cui ancorare la nostra vita, la vita delle nostre famiglie, la vita proprio di tutti noi, che sono le due colonne, Gesù e Maria. Ecco, fare nostra quella bellissima espressione di San Domenico Savio: i miei amici saranno Gesù e Maria. Ecco, riscoprire questa amicizia vitale, questa realtà così bella che vogliamo proprio condividere insieme. In questo cammino c'è un bel dono che ci viene fatto in questo momento. Ecco, do la parola al nostro amato Rettor Maggiore che è qui con noi e vi dà il suo saluto. Buongiorno, buongiorno carissimi tutti. Sono molto contento di avere questa opportunità di salutarvi. Ieri Don Pierluigi mi ha detto: senti, abbiamo questo momento di preghiera con un tono mariano, di aiutarci, trovandoci nelle nostre case, di pregare insieme, prepararci per questa Settimana Santa. Mi ha detto sì, se vuoi dirci una semplice parola giustamente su questo momento. Io volentieri, sapete che per me è molto facile dire di sì quando ricevo queste proposte di Don Pierluigi, e lo faccio volentieri soltanto per dirvi come se fosse un buongiorno, perché io so che lui ha preparato tutto un momento di conduzione, di preghiera, e nella presenza del Signore è sempre la Madonna con noi. Vedete, ho riflettuto questi giorni un po' abbastanza, perché mi ha colpito tantissimo quello vissuto due venerdì fa. Ricordate la realtà di quella preghiera dove Papa Francesco saliva nel piazzale del Vaticano, il Papa Francesco che pregava. Io ho letto in un momento, giorno dopo, che uno che diceva: sicuramente il Papa Francesco non ha pregato mai così solo. Era vero, tutto il piazzale è vuoto, però sicuramente non ha pregato mai così accompagnato di tutto il mondo. Di fatto, io gli ho fatto arrivare per mezzo dei suoi segretari una piccola nota dicendo: il mondo salesiano, la famiglia salesiana, Santo Padre ha pregato con lei oggi in tutto il mondo, nelle 134 nazioni, con le ore diverse. E di quella sera mi è rimasto
molto al cuore la riflessione che ci ha offerto, molto, molto opportuna per questi tempi. I discepoli, la tempesta, vi parla un ragazzo che è nato nel mare, e la paura, perché il mare veramente sembra paura quando è arrabbiato, e il Signore che dice: dovete avere fede. Dovete avere fede e non abbiate paura. Voleva dirci: io sono qui con voi. E questo mi sembra che è il pensiero per accompagnare questo momento terribile nel mondo, mai pensato, noi che siamo tanto come Prometeo, credevamo che nessuna cosa era più forte di noi, e un piccolo mare ha paralizzato il mondo e ha seminato tanto dolore, e dopo avremo delle difficoltà che dovremo affrontare con la povertà e soltanto con la, penso che con la fraternità, la solidarietà e la carità riusciremo a farlo. In questa prospettiva io vi invito a vivere una settimana santa di grande serenità, tutti ci troviamo a casa, una settimana santa con profonda fede, una settimana santa vissuta nella speranza e una settimana santa nella quale dovremo dire nel nostro cuore il giovedì santo: veramente l'amore fraterno si deve vivere oggi a casa e dopo con tanti che avranno bisogno di noi. Lo dico anche come Alma e come famiglia salesiana. Avranno bisogno di noi, della nostra creatività, della nostra generosità. Il venerdì santo per accompagnare il dolore del Signore e accompagnare il dolore con la preghiera di tante persone. È terribile pensare tanti morti, però vedete, io pensavo anche, sicuramente perché ho genitori anziani, anche se loro non hanno preso la malattia fino adesso, però sentire che uno perde un padre, una madre, un sposo, sposa, e che non può dire neanche addio, è molto doloroso perché non è umano, va al di là della condizione umana. Il sabato avremo silenzio, un silenzio che sicuramente ci permetterà di vivere in profondità questo mistero di fede, perché le chiese saranno chiuse, però la fede e il movimento dello spirito mai si chiude. Per ultimo, la domenica con la gioia della resurrezione e con questa disponibilità del cuore per fare come i discepoli di Emmaus, vuol dire di metterci in movimento, perché dovremo continuare a condividere quello che è successo, non soltanto la morte che pensavano che era così, ma anche l'incontro vero con il Signore al quale abbiamo trovato. Carissimi, grazie per questa opportunità. Sono molto felice di salutarvi. Grazie a Don Pierluigi per questa semplice e bellissima iniziativa. E vi prometto una cosa. Vi prometto che già nell'Eucaristia che noi celebreremo, perché abbiamo l'opportunità, viviamo qui nella Casa del Sacro Cuore, la Basilica è grandissima, possiamo essere veramente onesti cittadini nel rispondere a quello che le nostre autorità ci dicono, però noi possiamo pregare e celebrare l'Eucaristia. Vi prometto oggi e in tutta la Settimana Santa una speciale preghiera anche per voi, per tutta la nostra realtà di famiglia salesiana e molto particolarmente l'Associazione di Maria Ausiliatrice, amata e fondata dal nostro stesso padre Don Bosco. Buona settimana, carissimi, preghiamo insieme. Sapete che sono con voi, siamo con voi. Ciao. E lascio già a Don Pierluigi, che dovete continuare a pregare. Io vi accompagnerò anche. Ciao. Ecco. Fate un applauso virtuale al Regio Maggiore. Ciao, ciao. Don Pierluigi, grazie. Grazie Don Angelo. È davvero un po' una sorpresa, non ve l'aspettavate questo. Ecco. Ma siamo a Pasqua, ci vogliono anche le sorprese. Ecco. Bene. Continuiamo il nostro cammino, come dicevo, ecco, mai come in questo momento dobbiamo
ecco, rinnovare proprio il cuore della nostra identità di associazione di Maria Ausiliatrice, ma anche proprio di famiglia salesiana. Don Bosco ha portato proprio i suoi ragazzi, la gente del popolo, tutte le persone che così lo hanno seguito a vivere la fede ancorata proprio a queste due colonne, la colonna dell'Eucaristia e la colonna di Maria. Ecco, dicevo, il nostro itinerario quest'anno è proprio dedicato all'Eucaristia e a Maria, riprendendo anche appunto la lettera che il Rettore Maggiore ci ha scritto per il 150esimo. E guardate, provvidenzialmente il tema di questa catechesi è l'Eucaristia proprio nel momento della comunione. E credo che forse per voi soprattutto, che la maggior parte non può partecipare all'Eucaristia, non può fare la comunione, ecco, forse può avere una comprensione più profonda di questa realtà. Perché tante volte proprio certe cose le comprendiamo di più quando ci mancano, quando vengono meno in qualche maniera. Stiamo vivendo anche questa situazione un po' inedita del fatto della privazione per molti di poter partecipare all'Eucaristia, di poter fare la comunione sacramentale. E so che per molti di voi è una grande sofferenza questo. Però ecco, deve essere anche un motivo, ecco, non per scoraggiarci, ma un motivo per così andare più in profondità nella nostra fede, per dare più forza, più significato all'Eucaristia e alla comunione. Ci introduciamo con un testo di San Paolo nella prima lettera ai Corinti, che dice proprio: perciò, miei cari, state lontani dall'idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che vi dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché di un solo pane noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Dunque, sia che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualsiasi cosa, fate tutto per la gloria di Dio. Non siate motivo di scandalo né ai giudei, né ai greci, né alla Chiesa di Dio, così come io mi sforzo di piacere a tutti in tutto, senza cercare il mio interesse, ma quello di molti, perché giungano alla salvezza. Un testo molto ricco che Paolo rivolge alla comunità dei cristiani di Corinto, che non era proprio una comunità facile, era una comunità di una città di porto con tante difficoltà di tutti i tipi. Eppure Paolo, ecco, propone a loro il cuore della fede, che è il mistero dell'Eucaristia, proprio vedendo come un mistero di benedizione. Che bello, l'Eucaristia è una benedizione. Dio benedice. Ecco, Dio quando parla, parla sempre bene e per fare del bene. Sentire che ciascuno di noi è benedetto da Dio. E quindi celebrare l'Eucaristia, fare la comunione, vuol dire entrare nel dinamismo della benedizione. Cioè vuol dire entrare in quella realtà profonda che è quella che ci identifica in profondità nel nostro essere, nel senso anche della nostra vita. È proprio il sangue di Cristo, che è il sangue versato, che è il corpo donato, che noi celebriamo in modo speciale in questa settimana, è un sangue versato ed è un corpo donato perché noi abbiamo salvezza, perché noi possiamo veramente essere risanati, essere guariti, essere quello che dobbiamo realmente essere agli occhi di Dio. E questa celebrazione dell'Eucaristia, questo partecipare al calice del Signore, questo partecipare del suo corpo, ci rende anche un unico corpo, un unico pane, un'unica chiesa, un'unica famiglia. Il segno più distintivo che veramente l'Eucaristia opera nella nostra vita è nella misura in cui noi diventiamo uomini e donne di comunione. E vedete, anche se non possiamo in questo momento riceverla sacramentalmente,
Dobbiamo credere che per l'Eucaristia, che già abbiamo ricevuto tante volte, il Signore è presente nella nostra vita. Questa Eucaristia non è che si volatilizza in pochi momenti, in pochi minuti, no. Ogni volta che riceviamo il Signore, la sua presenza prende sempre più piede in ciascuno di noi, nella misura in cui noi veramente ci rendiamo disponibili al suo amore, siamo docili al suo spirito, ascoltiamo la sua voce. E allora in questo periodo, direi, scopriamo questa permanenza del Signore nella nostra vita. E anche attraverso la comunione così spirituale esprimiamo questo profondo desiderio che il Signore venga in noi e che noi possiamo essere uniti a Lui. Interessante che quando noi celebriamo l'Eucaristia, proprio dopo che c'è stata la consacrazione, ecco, arrivano i riti di comunione, ecco, sono chiamati proprio così, il rito di comunione. Noi diciamo vado a fare la comunione. Ecco, anche questa espressione, pensate che carica che porta dentro di sé. Cosa vuol dire andare a ricevere il corpo e il sangue del Signore? Vuol dire proprio fare la comunione. E fare comunione è l'esigenza più profonda che abbiamo dentro. Noi siamo stati creati, siamo redenti, siamo santificati per fare esperienza di comunione, per essere uomini e donne di comunione, per essere famiglie di comunione. Cos'è che qualifica la Chiesa? Quando noi diciamo il credo, la prima cosa che diciamo della Chiesa, diciamo credo la Chiesa una. Ecco la prima prerogativa della Chiesa, è l'unità. E cos'è che ha ferito tanto la Chiesa nella sua storia? Sono proprio le divisioni. Ci sono dei peccati che noi non confessiamo mai, sono proprio i peccati contro l'unità. Tutti quei pensieri, quelle parole, quei sentimenti, quei gesti che rompono la comunione, che rompono l'unità. Ecco, fare la comunione vuol dire proprio andare al cuore della nostra fede, entrare nel midollo della nostra identità cristiana. È proprio creare questa relazione profonda tra Gesù e noi e Lui. Questa comunione che poi, ecco, diventa non solo con Cristo capo, ma diventa con Cristo corpo, con tutte le membra. Tu fai la comunione sacramentale al corpo e al sangue di Cristo, ma fai anche la comunione al corpo mistico di Cristo, che è la Santa Chiesa di Dio. E questa comunione, vedete, è una cosa molto bella, è innanzitutto il Signore che vuole fare comunione con noi. È interessante che in questa settimana santa, all'inizio proprio della Passione, Gesù ha un'espressione molto bella. Dice, ho desiderato ardentemente fare Pasqua con voi. In latino addirittura l'espressione è fortissima, desiderio desideravi, è un rafforzativo profondo. Ecco, chi desidera fare comunione, vedete, innanzitutto è il Signore. Come dall'inizio della storia della salvezza, quando l'uomo aveva peccato ed era andato a nascondersi, è Dio che va a cercarlo. Adamo, dove sei? Ecco, Dio è sempre alla ricerca dell'uomo. Dio è un appassionato ricercatore dell'uomo, soprattutto quando l'uomo si perde, perché Dio sa che l'uomo ha bisogno di comunione e senza la comunione l'uomo è un eterno smarrito. E allora capire che, ecco, noi tante volte in questi giorni soffriamo un po' questa privazione dell'Eucaristia, ma pensiamo anche che c'è il desiderio di Dio di unirsi a ciascuno di noi. Ecco, sentire che noi siamo dentro questo desiderio e il desiderio di Dio ha un volto particolare, è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è proprio l'amore che c'è tra il Padre e il Figlio, è questo desiderio del Padre verso il Figlio e del Figlio verso il Padre. E quindi essere uomini di comunione vuol dire proprio entrare in questo dinamismo che è la vita dello Spirito. Ecco, nella comunione, cari amici, ecco, mangiando il corpo del Signore che è dato a noi, noi ci convertiamo a Lui. Capita esattamente il contrario di quello che avviene nei processi naturali quando noi mangiamo qualcosa, no? Quando noi mangiamo qualcosa non è che diventiamo una mela, una pasta asciutta o una pizza. Ecco, noi
assimiliamo, c'è un processo di assimilazione. Ecco, nell'Eucaristia viene esattamente il contrario, non siamo noi che assimiliamo Cristo, ma è Cristo che assimila noi. Pensare che anche il nostro corpo, ecco perché il corpo di ogni uomo, di ogni donna, ha una dignità enorme, perché ognuno di noi è tempio santo di Dio, perché la nostra carne porta in sé il germe di eternità. Una cosa che ci ha rattristato molto in questo periodo è vedere questa processione di questi carri militari che portavano a sepoltura, alla cremazione, tante bare. E umanamente davvero è uno strazio. Però se nella fede pensiamo che quel corpo, ecco, non è destinato così a scomparire, ma se quel corpo si è nutrito del corpo e del sangue del Signore, porta in sé un germe di eternità. E ancora nel credo proprio noi diciamo, credo alla risurrezione, credo alla vita eterna. Ecco che bello, cari amici, proprio pensare così, come l'Eucaristia va a toccare tutta la nostra vita. Certo, dispiace perché tanti purtroppo finiscono la loro vita senza la possibilità dei sacramenti, ma credo che anche questo diventerà un punto su cui ritornare anche a una pratica più attenta che i nostri vecchi avevano. Quando si accompagnavano anche così i moribondi a ricevere i sacramenti, soprattutto il viatico, cioè il pane del cammino, l'Eucaristia come pane che ti sostiene nel tratto finale della tua vita e ti prepara all'incontro faccia a faccia con il Signore. Ecco, vedete come questo tema davvero, ecco, tocca la concretezza anche di questo nostro tempo, di questa situazione, no? E ci rimuove proprio. Ecco, come diceva anche prima Don Angel, dopo questa situazione non potremo vivere come se nulla fosse capitato, anche dal punto di vista della fede e proprio dell'Eucaristia, questo sentirci dentro il desiderio di Dio e sentire che noi siamo fatti per Lui. E un altro aspetto che voglio così considerare è proprio il fatto che nell'Eucaristia noi apparteniamo al Signore. Diventiamo sua proprietà, portiamo in noi il sigillo del suo amore, sentire che siamo suoi e quindi crescere nella nostra vita in questo senso dell'appartenenza a Gesù. E allora quando noi diciamo Gesù ti amo, Gesù ti adoro, Gesù ti ringrazio, in fondo che cosa vuol dire? Gesù, io sono tuo, io sono tua proprietà, io appartengo a te. Ecco, questa è una cosa molto, credo, bella, no? È bello perché so che sto parlando anche a tante famiglie in questo momento, penso ci sono con voi tanti ragazzi, ragazze, giovani, bambini, le bambine. È proprio, ecco, essere educatori alla fede, vuol dire proprio portare così i giovani, i ragazzi, i bambini a fare un'esperienza profonda di Dio. Penso a Mamma Margherita, come aveva preparato Giovannino Bosco alla prima comunione, una cosa impressionante, tutto il giorno in preghiera, altro che pensare a pranzi e quant'altro. Tutto un giorno di preghiera, di preparazione, la celebrazione, poi il ringraziamento, poi quelle parole saggissime di questa mamma, semplice, analfabeta, ma che conosceva bene l'alfabeto dello Spirito Santo, il linguaggio di Dio. Queste parole che le parole di un papà e di una mamma quando entrano nel cuore di un bambino o di una bambina ti segnano a fuoco per tutta la vita. Come ci possono essere delle parole, dei gesti che ti feriscono per tutta la vita, ci sono parole e gesti che ti segnano per tutta una vita. E un papà e una mamma devono essere uomini e donne di benedizione, cioè uomini e donne che dicono parole e gesti di amore, che dicono parole e gesti di comunione. E allora anche il seme della fede non cade su un terreno così incolto, selvatico, ma cade su un terreno che è stato arato nel solco dell'amore, nel solco proprio della vicinanza, della prossimità che un papà e una mamma devono avere verso i loro figli, ma anche che uno sposo deve avere per la sua sposa e la sposa per il suo sposo. E difatti un altro elemento che qualifica la comunione, l'Eucaristia, è questa dimensione sponsale. Ecco, soprattutto per chi di voi è sposato, celebrare l'Eucaristia vuol dire proprio ravvivare la grazia del matrimonio.
Ci si sposa in chiesa davanti all'altare perché il Signore innanzitutto si impegna in questo patto di fedeltà. E ogni Eucaristia è un rinnovare, ravvivare la grazia del sacramento. E vorrei proprio invitare gli sposi questo Giovedì Santo, quando ricordiamo anche l'istituzione dell'Eucaristia, l'istituzione del sacerdozio ministeriale, ma del comandamento anche dell'amore. E qual è il primo terreno del comandamento dell'amore? Proprio l'amore sponsale, è l'amore tra l'uomo e la donna, è l'amore tra i propri genitori e il proprio figlio. E quindi, ecco, questo certamente è una cosa molto bella che dobbiamo anche riscoprire. E pensare all'Eucaristia proprio come alle nozze dell'agnello. Quando il sacerdote dice, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Gesù è l'agnello immolato sull'altare della croce, ma è anche l'agnello vittorioso, è l'agnello proprio delle nozze. E quindi fare l'Eucaristia è veramente un convito nuziale. È proprio un celebrare il banchetto nuziale. E quindi questo certamente è una cosa che ci tocca molto da vicino e che deve ravvivare in noi il fatto che l'Eucaristia poi tocca tutta la nostra vita. Tocca soprattutto le relazioni, ecco, che noi siamo chiamati a vivere nella nostra quotidianità. E un altro punto che possiamo brevemente riprendere è che all'Eucaristia, no, dopo che si è chiusa la grande preghiera eucaristica con l'Amen, quando il sacerdote dice per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria nei secoli dei secoli, Amen, questo è l'Amen più importante di tutta la Messa. L'Amen è una parola ebraica che significa ci credo. Questo è il fondamento, è la roccia su cui io fondo la mia vita, cioè l'Eucaristia. Ebbene, prima della comunione la liturgia ci fa fare alcuni gesti, alcuni riti molto interessanti, no? Il primo è la preghiera del Padre Nostro. Questa preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato, che Gesù ci ha consegnato come il modello di ogni preghiera. Ebbene, proprio in questa preghiera a un certo punto noi diciamo dacci oggi il nostro pane quotidiano, cioè dacci quel pane che ci deve sostenere, quel pane di cui non possiamo fare a meno per la vita di ogni giorno. Ecco, entrare in questa logica che Dio è un padre provvidente, come dice Gesù, se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. E quindi fare comunione vuol dire entrare nel dinamismo della vita trinitaria. La nostra comunione è nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Poi c'è un gesto che anche questo è interessante, no? Perché quando è arrivata questa epidemia, la prima cosa che hanno detto nelle celebrazioni eucaristiche è non darsi il segno della pace. E un bambino in questi giorni mi diceva, oh, questo non si chiama coronavirus, ma si chiama cornavirus. Ecco, perché è proprio diabolico, perché va a separare, perché va a dividere. Interessante che la prima cosa che ci hanno tolto è stato il segno della pace. E proprio questo è l'opera del diavolo. La parola diavolo vuol dire proprio colui che divide, colui che separa. Ed è interessante che la liturgia, prima di andare a fare la comunione al corpo e al sangue di Cristo, ci impegna a darci la pace con il nostro fratello, che non è solo un gesto di buona educazione. Quel gesto della pace è molto forte, perché vuol dire un gesto anche di riconciliazione, lo dico a me stesso innanzitutto. Pensate che nel rito ambrosiano è molto interessante questo, perché il gesto della pace non viene fatto a questo momento della messa, ma viene fatto prima dell'offertorio, e proprio con queste parole. Prima di presentare i nostri doni all'altare, diamoci un gesto di pace, ricordando le parole di Gesù. Se stai per offrire il dono all'altare, ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia il tuo dono e vai prima a riconciliarti. È molto impegnativa la comunione, perché ci invita a superare tutte quelle barriere che abbiamo tutti
nei pensieri, nei sentimenti, così nei gesti, nelle parole, no? Di chiusura, di non perdono. È un cammino molto, molto forte questo. E poi un altro gesto che il sacerdote fa, che forse noi non notiamo molto, ma proprio quando recitiamo l'Agnello di Dio, il sacerdote cosa fa? Prende l'ostia, la spezza e un frammento lo mette nel calice. E proprio a indicare questa comunione al corpo e al sangue di Cristo, si chiama proprio la frazione del pane. Nei primi tempi della Chiesa la messa veniva chiamata proprio anche con questo nome, la frazione del pane, cioè lo spezzare il pane, che richiama uno dei gesti fondamentali dell'Eucaristia, che Gesù fece, no? Quando prese il pane, lo spezzò e lo diede ai discepoli, agli apostoli. In quel gesto dello spezzare il pane c'è un gesto di consegna. Vuol dire che come Cristo dà la vita a noi, anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Vedete come l'Eucaristia non è un teatrino, non è una scenetta. Non è qualcosa che si limita alla celebrazione, finita la celebrazione tutto continua come se nulla fosse capitato. È qualcosa che va proprio a mordere, direi, nella quotidianità della vita, nei tuoi gesti, nei tuoi sentimenti, nelle tue relazioni, nelle tue scelte. È qualcosa davvero molto impegnativo. Poi c'è il rito della comunione, che così anche questo è interessante, no? In alcuni momenti la comunione diventa proprio espressione di una vita profonda, e in certi momenti della nostra vita l'Eucaristia ci segna tutta la vita. Pensiamo alla prima comunione, pensiamo a certi momenti di celebrazione particolarmente intense che abbiamo vissuto nella nostra vita. Interessante che viene sottolineato che bisognerebbe, ecco, fare la comunione con le ostie consacrate in quell'Eucaristia, a indicare proprio una pienezza di segni anche, e in alcuni casi la Chiesa anche invita a fare la comunione non solo sotto la specie del pane, ma anche sotto la specie del vino, a indicare questa unità al corpo e al sangue di Cristo. Ecco, penso che sono temi davvero belli che possiamo, ecco, fare nostri, no? E vorremmo dare anche una nota mariana a tutto questo. Ecco, la vera devozione a Maria, in fondo, che cos'è? È proprio arrivare a questa conformazione a Cristo. E che cosa vuol fare la Madonna? La Madonna è ausiliatrice dei cristiani perché ci aiuta a vivere da cristiani, cioè ci aiuta a crescere nella comunione con Gesù. Vedete qui questa bella statua di Maria ausiliatrice. La Madonna cosa fa? Ci offre suo figlio. La Madonna è il primo ostensorio, è il primo tabernacolo vivente. Lei l'ha portato dentro di sé come una mamma. E qui ce lo offre come il vero ostensorio, è Maria, che mostra il figlio a tutti noi, ce lo dona, ce lo consegna. E quindi la vera devozione a Maria è proprio appartenere a Cristo. E vorrei proprio invitarvi a vivere con Maria anche questa settimana santa, proprio perché Maria ci è stata data come madre da Gesù, dall'alto della croce, e come Giovanni anche noi dobbiamo prenderla nelle nostre case, nella nostra vita. E ci caratterizza già da qualche anno, dalla casa di Maria alle nostre case. Forse mai come in questo tempo sperimentiamo la presenza di Maria. Vi invito proprio a mettere nelle vostre famiglie i segni della fede, innanzitutto la parola di Dio, che sia messa in un posto ben visibile, la croce, che ci ricorda la redenzione, la statua di Maria, l'immagine della Madonna, dei santi, che ci fanno sentire nella comunione della Chiesa. E anche direi le immagini delle persone a noi care. Casomai in questi giorni molti di noi sono stati toccati da lutti di persone, ecco, molto care, parenti, amici, membri della famiglia salesiana. Avere le loro immagini e metterle lì vicino a Maria, a Gesù, a indicare proprio una comunione anche di vita con questi fratelli che la morte non ha interrotto, tutt'altro. Ecco, la Madonna ci porta proprio a questo, ad appartenere a Cristo. E uno dei momenti più belli della Settimana Santa nella Veglia Pasquale è proprio il fatto che la Chiesa ci fa rinnovare le promesse del nostro battesimo. Vedete, il battesimo non è qualcosa del passato, è una realtà permanente, anzi è una realtà dinamica,
Il battesimo è come un seme che ti viene messo nel cuore che tu devi far fruttificare. Che cos'è essere santi? La santità non è altro che il battesimo maturato, che quella benedizione che Dio ha detto su di te si è compiuta. Ecco come è stato per Gesù, tutto è compiuto, come per Maria, eccomi, si compie in me, secondo la tua parola. Ecco, la nostra morte sarà una morte santa, se potremo noi dire nell'ora della morte, ecco, tutto è compiuto. Quella parola che tu hai detto su di me, ecco, te la consegno, fruttificata. Quel talento che mi hai dato, te lo restituisco in pienezza, non per i miei meriti, ma per la tua grazia. E allora, cari amici, ravvivare nella veglia pasquale gli impegni del battesimo vuol dire proprio questo, quelle due parole chiave della vita cristiana, credo e rinuncio, anzi prima rinuncio e credo, rinuncio a Satana, rinuncio al male, rinuncio a tutto quello che mi toglie la vita di grazia e credo che Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, credo la Chiesa. Ecco, questa è la vera devozione è un cammino di santità con Maria, perché Maria è la prima benedetta, benedetta tu fra le donne, ed è colui che, è colei che intercede, ci ottiene benedizione e grazia. E vogliamo proprio ravvivare anche in questo momento la nostra appartenenza all'Associazione di Maria Ausiliatrice, alla famiglia salesiana, e attraverso il cammino della Settimana Santa proprio, ecco, cari amici, ravvivare la nostra fede. Ecco, Don Bosco ci invita soprattutto in questo. E vorrei concludere invitando proprio a vivere queste realtà in famiglia. E forse non siamo mai stati in casa tanto come in questo periodo. Certamente ci sono anche qui delle privazioni, ma credo che ci sono forse delle opportunità uniche. E qui sarà bello poi condividere che cosa ha rappresentato questa stagione nella nostra storia personale, nella storia delle nostre case. Certamente abbiamo l'opportunità di più di stare insieme, di parlarci, di condividere a livelli un po' più profondi la nostra vita, di ascoltarci, di fare anche cose semplici insieme, di pregare di più insieme. Ecco, tante cose che possiamo davvero condividere. Io vorrei invitarvi proprio a valorizzare anche questa situazione proprio in questa ottica. Ecco, che diventi un momento in cui noi, proprio nel momento della prova, della difficoltà, diventiamo di più uomini e donne di comunione. Cominciando proprio dalle persone che ci stanno fianco a fianco nelle nostre case, poi con i nostri amici, con le persone che conosciamo. E allora, ecco, credere a questa comunione che supera tutte le barriere, tutti i divieti, tutte quelle cose che in qualche modo ci impediscono così, di incontrarci in modo più diretto, no? Però c'è qualcosa che supera tutto questo, no? E che ci rende veramente un'unica famiglia. Ecco, sentirci proprio così, in questa prospettiva. E allora, ecco, vorrei lasciarvi l'impegno così, in questa settimana, proprio di ravvivare la comunione nei cuori, la comunione nelle case, la comunione nelle nostre famiglie. E poi così partecipare così ai vari momenti che la liturgia ci propone, in particolare seguendo le celebrazioni che il Papa così presiederà questi giorni, cominciando dalla messa proprio alle ore 11 in questa Domenica delle Palme, della Passione, e poi lungo tutta la Settimana Santa. Come sapete ci sarà anche sabato prossimo un'ostensione straordinaria della Sindone, e credo che questo deve essere non tanto una curiosità, no, ma soprattutto un forte invito alla contemplazione, a capire che la comunione ha sempre un prezzo. Questo non dimentichiamolo mai. Tutti vogliamo la comunione, ma non sempre tutti accettiamo il prezzo della comunione. E Dio ha voluto la comunione con noi e l'ha pagata con quel prezzo, che è il Cristo umiliato e crocifisso, di cui la Sindone è davvero un'icona unica, straordinaria. E non è solo un'icona di passione, ma è anche di risurrezione. Cioè il Cristo umiliato è anche il Cristo esaltato. E Gesù risorto appare con le sue piaghe, ma sono piaghe gloriose.
e dalle sue piaghe siamo stati guariti. Ecco, chiudo questo momento di grazia, davvero sono stato felice di condividerlo, rinnovando a ciascuno di voi un augurio che non è così solo una formalità, ma è una benedizione. Soprattutto vorrei portare nella benedizione, nell'augurio e nella preghiera i nostri defunti, tanti amici, tanti cari ci hanno lasciato in questi giorni, gli ammalati, soprattutto coloro che sono in terapia intensiva, che sono negli ospedali, le persone nelle case di cura o nelle case di riposo per anziani, tante persone sole. La nostra benedizione per l'eroismo straordinario dei medici, del personale del mondo della sanità, una benedizione speciale a chi ci governa, che deve prendere anche delle scelte politiche, sociali, economiche non facili, una benedizione proprio che tocchi soprattutto i nostri cuori e che ci renda capaci in questa Pasqua così particolare proprio di fare un passaggio del cuore. Ecco, lo affidiamo attraverso la benedizione del Signore, invocando proprio l'intercessione di Maria Ausiliatrice, e questa benedizione, questo augurio si unisce proprio in particolare tutto il nostro consiglio con Renato, con Don Roberto, ecco, tutta l'Adma Primaria, e si estende un po' a tutta la nostra grande famiglia, la famiglia salesiana. Il nostro aiuto è nel nome del Signore, Egli ha fatto cielo e terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Madre di Dio, noi ci rifugiamo sotto la tua protezione. Nelle nostre necessità non respingere le nostre suppliche, e liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta. Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi. Signore, ascolta la mia preghiera e il mio grido giunga fino a te. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Preghiamo. O Dio onnipotente ed eterno, che per opera dello Spirito Santo hai preparato il corpo e l'anima della gloriosa e Vergine Maria, perché divenisse una degna abitazione per il tuo Figlio, concedi a noi che ci rallegriamo per il suo ricordo di essere liberati per sua intercessione dai mali presenti, soprattutto da questa epidemia del coronavirus, ma anche da tutte le nostre divisioni e dalla morte eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, sui vostri cari vivi e defunti, e con voi rimanga sempre. Amen. Buona Pasqua a tutti, un grande abbraccio e il ricordo speciale per ciascuno di voi nell'Eucaristia in tutti questi giorni santi. Arrivederci. Grazie. Prego. Bene, è bello, bene. Una bella opportunità. Sì, devi calcolare che poi molti sono famiglie in 3, 4, 5, chissà quanti di più.
che un ragazzo spagnolo è entrato, poi diceva che non capisco niente, non intendo nada.